Per noi diciamo, è un freno al pubblico. Non so quale altro modo si possa fare. Io penso però che ognuno deve essere responsabile di se stesso e anche verso gli altri. Anche perché noi non vogliamo fare i guardiani. Non vogliamo stare lì e fare le guardie e domandare siete vaccinati, non siete vaccinati. Noi nell'ipotesi saremmo tenuti al controllo, è abbastanza un problema, nel senso che soprattutto le persone piuttosto di imbattersi in questa situazione fanno a meno e quindi c'è il rischio che il lavoro cali di nuovo. Il Green Pass fa infuriare la categoria dei gestori di bar e ristoranti. Sono tra le attività in cui il lasciapassare per immunizzati potrebbe diventare obbligatorio con l'ufficializzazione già in settimana. Ma intanto la categoria sul piede di guerra, pur non rinnegandone l'utilità, fa leva sulla difficoltà di esercitare il controllo sugli avventori. Soprattutto verificare addirittura l'autenticità del pass, quindi richiedere un altro sborso economico, la cosiddetta pistola che costa 300-400 euro, oppure parlare di ambiente clinico-sanitario, quindi capire se sono veri o falsi. È completamente assurdo, quindi siamo assolutamente contrari che siamo noi ristoratori per l'ennesima volta a subire questo balzello organizzativo ed economico. Non solo, Green Pass, che con ogni probabilità verrà richiesto per l'ingresso a stadi, palestre, piscine, cinema, concerti e tutte le attività collettive che possano creare assembramenti. Tuonano i gestori di attività sportive che in inverno gestiscono impianti al chiuso, evidenziandone l'incoerenza. Green Pass obbligatorio, benissimo. Valutiamo con molta cautela per i minori di 18 anni, ma soprattutto in particolare i minori di 14 anni. Quindi io dico obbligatorio nello sport, obbligatorio al cinema, obbligatorio anche parallelamente nella scuola, altrimenti rischiamo che la scuola lavora in un senso e noi attività sportive che sono fondamentali anche per un ragazzo, lavoriamo per la prevenzione, mentre la scuola lavora per la diffusione. Dobbiamo lavorare in parallelo tutti insieme nella stessa direzione.